Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Oggi rispondo a una domanda che mi è stata fatta direttamente su YouTube, ovvero che differenza c'è tra la plancia supina fatta alla sbarra oppure fatta per terra e quale è più stressante, quale è più sicura, meno sicura, ok? Allora, diciamo che c'è una cosa che ho comune a questi due esercizi, che è lo stress a livello del tendine distale del bicipite, ma sicuramente anche a livello prossimale, cioè il bicipite lavora tantissimo come flessore dell'omero, in quanto il deltoide anteriore, essendo un lavoro in supina, un lavoro con extra rotazione, tende a trovarsi in una posizione di maggior svantaggio meccanico, perché viene completamente stirato. È un po' come fare le trazioni in prona, dove il bicipite brachiale si trova in posizione di svantaggio meccanico. Quindi c'è comunque uno stiramento in queste zone qua. Ma qual è quella più rischiosa, punto di domanda? Allora, facciamo un raffronto. Che cosa c'è nella planche supina a terra che non c'è nella planche che viene fatta alla sbarra? Beh, sicuramente il gioco della presa, cioè alla sbarra voi mantenete una neutralità e giocate in questo senso. Quindi c'è sicuramente un coinvolgimento della muscolatura dei flessori delle dita e anche sicuramente dei muscoli dell'avambraccio, che sono biarticolari, che quindi assistono alla flessione del gomito, e nel complesso questo tipo di intervento da parte dei muscoli dell'avambraccio va ad assistere la muscolatura del bicipite brachiale, che deve comunque andare a sostenere la tendenza del gomito a lussarsi, cioè dà una stabilizzazione passiva vera e propria, per quello che quando non si è preparati magari parte il tendine del bicipite, ok? Quindi quando lavoriamo la sbarra abbiamo questa sinergia tra la muscolatura dell'avambraccio e la muscolatura del bicipite brachiale, ok? Va bene? Quando invece voi lavorate a terra, lavorate in estensione, ok? Non avete nessun tipo di presa, ok? E questo comporta una disattivazione della muscolatura dell'avambraccio ed è tutto solamente a carico del bicipite, quello che concerne la stabilizzazione del gomito, e di conseguenza tutti i lavori che vengono fatti a terra in supina sono più pesanti dei lavori che vengono fatti sulla sbarra. Lo stesso discorso vale per gli anelli. Se voi lavorate con una presa di questo tipo, che comunque prende bene l'anello e porta una buona contrazione della muscolatura dell'avambraccio, è più probabile avere una sicurezza maggiore a livello del gomito e quindi rischiare di farsi meno male. Logicamente, se voi fate una planche senza la presa carpea, completamente in estensione così, è molto più vicino al lavoro che viene eseguito a terra. Quindi spero di aver risposto a questa domanda che mi era stata fatta su YouTube, e ragazzi, ci vediamo al prossimo video.